Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per vedere la prima apparizione di Pippo nel mondo della Disney. Qualcosa di molto importante, andiamo a vedere un personaggio che è un elemento ormai caratteristico del nostro amato topo. Un personaggio che è sempre a fianco di Topolino e che spesso lo accompagna nelle sue avventure più particolari e più interessanti. Quindi direi che è giusto vedere come era fatto la prima volta che è arrivato nel mondo della Disney, quando si è affacciato appunto questo fantastico mondo, e credo che sia anche giusto appunto vedere in che contesto è stato introdotto. Quindi direi di passare subito sul mio schermo e vedere di cosa si tratta. Eccoci qua ragazzi, questo è il cartone in questione, Mikey's Review. Vediamo di che si tratta. Bellissima l'introduzione come sempre. Saltiamo fino al punto che ci interessa. Eccolo qua. Guardate quanto è diverso. È praticamente un'altra persona. Le uniche parti uguali che abbiamo sono il cappello e la forma, perché gli occhiali non li porta più. Questo pelo qua che ha sotto al mento e qui sopra non ce l'ha più. La cosa che forse è rimasta uguale sono il fatto che mangia le noccioline per diventare Super Pippo. E anche la voce è uguale. Tra poco la sentiremo. Beh, in realtà direi che abbiamo visto praticamente tutto di Pippo. Non c'è nient'altro, adesso il cartone va avanti, ma questi qua non sono dei. Non è, questo non è Pippo. Ok, ragazzi, questo video è finito. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace, condividere questo video con le persone che ritenete possano essere interessate. E vi invito inoltre a iscrivervi nel nostro gruppo Telegram dove parliamo H24 7 giorni su 7 sul mondo nerd, dei fumetti, delle nuove uscite, action figure, insomma tutto quello che fa parte del mondo nerd. E niente, come sempre io vi invito a vedere uno dei video suggeriti qui di seguito, nel caso doveste prendere la poco saggia decisione di non vederne nemmeno uno. Come sempre io vi auguro buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao a tutti!